Allora, buonasera. Tu più che dire, guarda, non sembra un punto che non finisce più, veramente non c'è più niente da dire, non c'è più niente da, cioè da dire c'è fin troppo. Poter commentare una sconfitta del genere proprio se proprio se, cioè vorrei soltanto dire che questa è la sintesi, è la sintesi di tutta la stagione dell'Inter, questa partita, perché non è possibile, cioè da un punto di vista si è visto che siamo scarsi proprio dietro, poi cioè partendo proprio dal secondo gol del Genoa, cioè non c'è una cosa incredibile, perché non si può fare errori del genere. Andanovic che esce a minchia, Ranocchia che va poi non va, giocatori che non si chiamano e regaliamo sempre i gol. Questo punto 1, quindi difesa di merda, regaliamo i gol. Punto 2, c'è sempre il giocatore avversario che fa il gol della Madonna, Pavoletti girato, si gira, nessuno riesce a fermarlo, fa il gol della Madonna nell'angolino. C'è sempre un giocatore che cazzo lo conosce e fa il gol della Madonna contro di noi, sempre. Punto 3, non ce ne mai bene una, non ci va bene un cazzo, sempre così. Sempre episodi strani, due gol annullati in 10 secondi. Uno fuori gioco, l'altro non si capisce. Poi quello la palla va, rimbalza, la prende col braccio e guarda caso non fischia. Ogni tanto non fischia il rigore contro, ogni tanto ce lo fischia. Ah, cioè a favore non ce lo fischia. E poi l'altro punto è una sfiga della Madonna, cioè quello prende il palo, porta sguarnita, quello Brozo si tira, prende l'incrocio dei pali, cioè. E poi oltre il danno la beffa, non ci va neanche a pareggiare. Punizione, tac, 90esimo, Kuška 3-2, cioè ci sono questi quattro punti che uno possiamo fare qualcosa, perché capire un attimo sti cazzi giocatori, chi tenere, chi prendere, capire che cazzo c'hanno in testa, che vogliono fare, eccetera. E poi appunto, poi ogni volta le squadre contro di noi non c'hanno più paura, cioè proprio giocano come cazzo vuoi. Poi comunque è stata una bella partita, ieri, per carità, comunque c'è stato spettacolo sia da una parte che dall'altra. Però cioè bisogna trovare anche un punto che le squadre abbiano paura di noi, perché così facendo ognuno fanno il cazzo che vogliono, cioè da un lato noi siamo scarsi, da un lato le altre squadre sembrano che sono tutti fenomeni. E poi ci manca quel po' di culo anche a noi, perché non è possibile ogni volta che, anche se facciamo quel minimo, no, che riusciamo magari a giocare un po' bene, sai, no, facciamo schifo, però almeno qualcosa di buono facciamo, no. C'è sempre il punto in cui abbiamo quella sfiga, quell'episodio a sfavore, che poi non è che, per carità, a volte abbiamo anche qualche episodio a favore, per carità, però
quando ce una volta ce l'abbiamo, poi lo ripaghiamo sempre le partite dopo. Per tre partite le ripaghiamo. Tutto lì. Quindi questa è stata la. Questa partita è stata la sintesi di tutta la stagione dell'Inter. Squadra di merda. Episodi sfavorevoli. Sfiga. E poi, appunto. Il declino di questa Inter che deve trovare una rivoluzione. È quello. Ora, finalmente siamo arrivati all'ultima giornata. Speriamo che. Di concluderla in un modo decente. L'Europa è andata, però chissà se il Genoa, la Sampdoria avranno licenze UEFA o cose. Spero ce l'abbiano, così almeno noi non facciamo l'Europa, facciamo più bella figura. Boh, niente, chiudo qua per questa sintesi della stagione dell'Inter di merda. E niente, vi saluto. Alla prossima, all'ultima partita Inter-Empoli. Finale di stagione che spero sia. Non lo so, non so più che dire. Arrivederci, forza Inter sempre, nel bene e nel male. Ciao ciao.